Lavorando da casa ma anche in ufficio e girando molto spesso per lavoro, sono ormai anni che seguo con grandissimo interesse lo sviluppo di quei prodotti che sono portatili ma con due schermi, che insomma promettono di avere una produttività molto maggiore senza però la necessità di avere una postazione fissa, tipo quella che abbiamo sulla scrivania dell'ufficio, magari con un secondo schermo fisso. Gli ultimi anni però sono stati un po' deludenti dal mio punto di vista, perché soluzioni come i vecchi Asus ZenBook 2 avevano un secondo schermo troppo piccolo e prodotti invece come i Fold, oltre ad avere un prezzo assolutamente proibitivo, si vedeva che avevano ancora dei difetti di gioventù che insomma li facevano propendere per aspettare ancora un po'. Devo dire che però dopo aver provato l'Asus ZenBook Duo 2024 mi sono ricreduto e secondo me soluzioni simili sono finalmente pronte per essere abbracciate da tutti coloro che cercano un computer per studiare, per lavorare, insomma per produrre, che non ha magari delle grandissime velleità per i creator o dei giocatori e permetterci di fare quanto più lavoro anche in mobilità con tutto l'agio possibile. Insomma, io l'ho provato per circa 2 settimane e mi è molto piaciuto, adesso vi racconto perché. Dalle basi, perché Asus ZenBook Duo 2024 offre ancora una volta due schermi, questa volta però due schermi identici, strati di due OLED da 14 pollici uguali, quindi abbiamo due schermi delle stesse dimensioni, su quello inferiore viene poi posta una tastiera che può essere rimossa in qualsiasi momento. Si tratta di una soluzione simile a quella adottata ad esempio dall'equivalente di Lenovo Yoga, però vedremo poi quali sono le differenze e cosa mi fa propendere per preferire questo Asus ZenBook Duo, e fondamentalmente si distingue da prodotti come i Fold perché in questo caso c'è ovviamente una cerniera di mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è magari adatto per essere utilizzato come un tablet, come poteva essere ad esempio per lo ZenBook Fold, però a parte questo davvero l'ho trovato molto molto pratico. Diciamo che è utilizzabile al meglio in tutte quelle situazioni che prevedono di appoggiarlo su una scrivania. E la versatilità da questo punto di vista è massimo, perché può essere utilizzato come un qualunque tablet, quindi con il secondo schermo coperto dalla tastiera che si utilizza quindi come un notebook normale, oppure messo in verticale, quindi con i due schermi uno sopra l'altro, oppure ancora volendo, magari per chi ama leggere, oppure per chi deve scrivere del codice, può anche essere messo in verticale e quindi diciamo avere due schermi molto ampi verticalmente che ci permettono di ad esempio leggere più testo o comunque lavorare maggiormente su documenti o altri contenuti dalla paginazione verticale. La flessibilità insomma è massima e ho apprezzato moltissimo alcune soluzioni come lo stand, che in questo caso a differenza della controparte Lenovo è posto direttamente attaccato allo schermo inferiore. Questo permette, rispetto a quella sorta di formula origami adottata da Lenovo, di avere una maggior stabilità sul tavolo, una maggior flessibilità nell'inclinazione che gli si può dare e soprattutto la massima versatilità in base alla posizione, all'angolatura alla quale se lo si vuole mettere. Insomma, un design veramente buono che si aggiunge a una costruzione generale che ho trovato davvero ottima. Dei pannelli parleremo poi successivamente, ma in generale quando lo prendete in mano, lo muovete un po' tra le mani, insomma, sentite che è un computer comunque solido, molto resistente, con una qualità produttiva che è in tutto e per tutto paragonabile a quella, ad esempio, degli altri Asus ZenBook usciti quest'anno. Un plauso particolare va alla tastiera, perché si attacca con dei magneti e dei pin allo schermo, è molto molto solida e soprattutto ha una corsa di tasti fantastica, perché sono tasti con una corsa da 1.4 mm e sono fondamentalmente gli stessi tasti che trovate su un qualsiasi notebook Asus. È estremamente pratica per essere utilizzata sia quando è attaccata al computer, quindi diciamo coprendo il secondo schermo, sia quando la staccate e la mettete sul tavolo. In questo caso io soltanto se posso fare un piccolissimo appunto alla qualità costruttiva è che mi sarebbe piaciuto che sotto la superficie della tastiera ci fosse qualcosa, magari qualche punto in gomma che desse un maggior grip sul tavolo, così tende a scivolare un pochino. Non è assolutamente impossibile utilizzarla, è comunque molto pratica, però diciamo ogni tanto con i polsi rischiate di spostarla. Buono anche il trackpad, che ha un click meccanico, lo si utilizza senza problemi, chiaramente come al solito se ci attaccate un bel mouse andate sul sicuro e lavorate molto meglio. La connettività è buona, ci sono due Thunderbolt 4 sul lato sinistro accompagnate da una USB-A e da una HDMI, oltre ovviamente a un jack 3.5 mm che Asus mette sempre sui portatili e noi apprezziamo molto. Manca volendo il lettore per schede, che è comunque un'assenza diciamo a cui siamo abituati ma fa sempre un po' dispiacere, e manca anche l'ingresso Ethernet, ma in quel caso ovviamente potete sopperire con un qualsiasi adattatore esterno. Il lavoro poi molto interessante dal punto di vista ingegneristico è stato fatto per renderlo un computer che, nonostante i due schermi, nonostante la tastiera che può essere staccata, sia comunque portabile e sufficientemente leggero. Parliamo di uno spessore da chiuso, con ovviamente la tastiera dentro, di poco meno di 2 cm e di un peso di 1.65 kg. Ora, è vero che se prendete il vostro ultrabook preferito, lo pesate e lo misurate, sarà certamente più sottile e più leggero, però vi garantisco che
Io che utilizzo normalmente un MacBook Air di un paio d'anni fa, non trovo questo Asus ZenBook Duo 2024 eccessivamente pesante e ingombrante. È leggermente più grande rispetto a un portatile normale, però chiaramente per quello che vi offre, secondo me, ne vale la pena e anche da questo punto di vista fa abbastanza impressione pensare a che punto siamo arrivati. I due monitor, come detto, sono due display OLED a 14 pollici, rapporto 16 decimi, risoluzione di 2.8K, quindi 2880x1800, con refresh rate entrambi a 120 Hz. In alcuni paesi è stata resa disponibile anche una versione con risoluzione minore e refresh rate a 60 Hz. Io in questo momento non ho visibilità su quest'altra versione, che sarà sicuramente un pochino più economica, quindi non vi so dire, però diciamo che per quanto riguarda quelli che ho provato io sono rimasto veramente molto colpito, perché si tratta di pannelli OLED di alta qualità, sono gli stessi che Asus ha montato sui suoi ZenBook di quest'anno, hanno ovviamente tutti i vantaggi che un OLED si porta con sé e sono ottimi sia per lavorare che per guardare contenuti multimediali. A me sono molto piaciuti. Chiaramente, come quasi tutti gli OLED sul mercato, hanno quell'aspetto glossy e non opaco che potrebbe non piacere a tutti. Io ad esempio personalmente, trattandosi di un computer che si utilizza fondamentalmente per lavorare, non mi sarebbe dispiaciuto avere anche una versione con un trattamento opaco, ma tant'è, sappiamo che con gli OLED quasi sempre va così, comunque ci si passa tranquillamente sopra. Non mi è invece piaciuto moltissimo il comparto audio, perché quando il volume è basso si comporta bene, permette di vedere anche i filmati su YouTube o magari il vostro film o la vostra serie Netflix preferita con una buona qualità. Quando si tira un po' sull'audio purtroppo inizia a perdersi abbastanza rapidamente la qualità, lì si potrebbe fare qualcosina in più, però devo dire che il problema è sempre lo stesso, cioè messi i due schermi e messa la tastiera, comunque c'è veramente poco spazio lì dentro per mettere tutta la componentistica, il sistema di raffreddamento e le casse, quindi diciamo un compromesso che ci può stare, ma probabilmente se lo acquistate e volete guardare qualcosa con una qualità audio un pochino più alta, andate sulle cuffie e non sbagliate. Non male la webcam, 1080p, diciamo sufficiente per fare le vostre video call preferite oppure quelle a cui dovete partecipare per lavoro senza alcun tipo di problemi, e per attivare eventuali filtri o aggiunte estetiche regalate dall'intelligenza artificiale dei vari Meet o Microsoft Teams e via dicendo. Non è però la webcam migliore che si è vista in circolazione, ad esempio quella del concorrente di Lenovo, il Lenovo Yoga, diciamo sempre con due schermi, ha una fotocamera a 5 megapixel che certamente è migliore. Mentre per quanto riguarda la connettività, qui abbiamo il Wi-Fi 6E, non il 7, secondo me non ha una grandissima assenza, però fate un pochino voi, e poi ovviamente il Bluetooth 5.2. Parliamo un po' di performance, perché all'interno di questa versione che ho provato io, di prezzi parleremo poi alla fine, ho trovato un Intel Core Ultra 9 185H. Si tratta della versione più performante che viene proposta da Asus, e viene accompagnato da 32 GB di RAM. Esiste anche una versione con un Core Ultra 7 e un Core Ultra 5, quindi diciamo sono queste tre scaglionature. In realtà le SKU in circolazione sono parecchie, non sto qui a farvi un riassunto complessivo, però diciamo sono questi tre scaglioni. Quello che vi posso dire è che, trattandosi, come ho detto già prima, di un computer che comunque ha dovuto compattare in poco spazio veramente tante componenti, forse questo Ultra 9 è stato un pochino castrato, e secondo me anche la versione con il Core Ultra 7, magari con 32 GB di RAM anziché 16, potrebbe veramente raggiungere prestazioni molto molto simili e magari farvi risparmiare qualcosina. Si tratta in generale di un portatile che utilizzerete veramente alla grande per navigare, aprire decine e decine di tab, magari più video YouTube contemporaneamente, elaborare documenti come possono essere quelli di Microsoft Office, grandi quanto volete. Tutto quel tipo di lavoro lo farete senza alcun tipo di problemi, risponde molto rapidamente, comunque non vi lascerà mai per strada, mi sono trovato davvero molto bene. Però si tratta ovviamente di un computer che ad esempio ha all'interno una scheda grafica integrata, non c'è la possibilità di averla discreta, quindi insomma vi affidate a una Intel Arc integrata, le performance sono quelle che sono, quindi se dovete fare dei lavori grafici o se volete videogiocare lo fate con tutte le limitazioni del caso, si può fare se lo fate magari per passione, insomma nel tempo libero, se cercate delle applicazioni un pochino più professionali ovviamente dovrete guardarvi altrove. Per tutto il resto, per quello che è la produttività appunto, si tratta di un computer ottimo che offre il meglio di quello che oggi si può trovare dalla piattaforma Intel. A livello di batteria, diciamo che sono rimasto abbastanza piacevolmente colpito, perché se lo utilizzate con un solo schermo attivo, che ovviamente diciamo è un po' la modalità di riserva per chi acquista un computer del genere, potete aspettarvi circa 6-7 ore di navigazione, lavoro sui documenti e visualizzazione dei video.
Se togliete la tastiera e utilizzate entrambi gli schermi, che è come vi troverete a fare la maggior parte delle volte se volete acquistare un prodotto del genere, aspettatevi circa 4-5 ore e mezza in questo range in base a quello che fate di lavoro. Non sono tantissimissime, ma secondo me sono sufficienti, perché comunque vi permettono di fare una quasi giornata lavorativa volendo in mobilità e poi comunque ricaricandolo si ricarica abbastanza in fretta, quindi diciamo quelle ore di lavoro extra le dovreste ottenere anche con una semplice 20-30 minuti di ricarica. Insomma, in definitiva, come mi sono trovato con questo Asus ZenBook Duo 2024? Beh, molto molto bene. Secondo me è il primo vero computer portatile dual screen per le masse, che può essere utilizzato da chiunque perché funziona bene, ha pochissimi problemi, ha giusto qualche piccolo bug sul software, ma sono veramente pochi. È studiato bene dall'inizio alla fine, sia a livello di hardware che a livello di software. Troverete all'interno tutte le utility che vi permettono ad esempio di richiamare una tastiera virtuale se volete, richiamare la possibilità di scrivere a mano. Potete fare quello che volete, gestire gli schermi come volete. Gli schermi sono ottimi, di altissima qualità, sono due OLED veramente stupendi su cui lavorare o guardare contenuti, fare quello che volete, e il tutto è stato studiato al meglio, tra l'altro mantenendo un rapporto tra dimensioni e peso che comunque è ancora pienamente accettabile. Insomma, è un computer che utilizzerei tutti i giorni e che mi piacerebbe poter utilizzare tutti i giorni, perché veramente per chi ha esigenze magari di lavorare in due posti diversi oppure in più posti diversi e magari poi spostarsi per lavoro, davvero può cambiare la qualità della vita lavorativa di una persona. Per chi cerca invece altro, giocare, creare grafica, montare video e via dicendo, non si tratta chiaramente di questo tipo di produzione. Però diciamo che è piacevole constatare come dopo anni e anni di esperimenti finalmente questo formato sia utilizzabile senza grossi compromessi, anzi senza alcun tipo di compromesso, e questo diciamo obiettivo raggiunto da Asus sarà anche uno stimolo per tutti i competitor per fare qualcosa di simile a quel livello lì. Come si sa, come al solito, quando c'è concorrenza poi si vedono sempre progressi più veloci e prezzi in discesa. A proposito di prezzi, Asus ZenBook Duo parte da 1699€ per la versione con l'Ultra 5, fino a 2199€ per quella che ho provato, che ha il Core 9, 32GB di RAM e 1TB. C'è anche una versione a 200€ in più, quindi 2399€ con 2TB di storage, ma insomma poi potete andarvi a cercare, sono un pochino tutte le fasce di prezzo. Il mio consiglio è probabilmente, nonostante abbia provato il Core 9 Ultra, per un prodotto del genere magari andare su un Core Ultra 7, che potrebbe essere la giusta via di mezzo, e ve la cavate appena sotto i 2000€, potrebbe veramente essere il prezzo giusto. Per il resto io vi invito ovviamente a dirmi cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un bel like, di cui vi ringrazio in anticipo, e se vi piace, volete sapere tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia, ovviamente iscrivetevi sul canale di HDBlog e poi visitate il sito per tutte le notizie, le recensioni e gli speciali giornalieri. Ciao!